parlato di depurazione e mi ha dato lo spunto questo concetto della depurazione, di parlare del nostro, come posso dire, io più profondo, delle nostre aspirazioni, di quello che in realtà noi dentro siamo e che molto spesso nascondiamo anche a noi stessi. Troppe volte mi accorgo, a volte anche su di me, lo dico, lo confesso, che noi cerchiamo di essere quello che piace agli altri. Cerchiamo di farci amare, di piacere, di non disturbare, di non contrariare, di non deludere. Tutta la vita a volte si cerca di fare questo perché? Perché si cerca amore, si cerca di essere accettati. E io voglio dire una cosa importante che ho scoperto nel corso della mia vita e quindi la voglio comunicare a voi perché non dimentichiamo che questo mio nuovo modo di comunicare con voi, questo canale, ha proprio questo scopo, quello di diventare un modo per parlarci, di parlarci proprio in maniera estremamente spontanea. Io mi sono corretta un pochino, non sono ancora riuscita a fare tutto bene, però ho cercato di correggermi perché io veramente dimenticavo me stessa per cercare di farmi amare dagli altri. E invece noi dobbiamo imparare anche a dire dei no, perché non sempre dire dei sì ci porta poi a star bene. E allora, siccome molto spesso la vera soddisfazione, lo sapete da dove nasce? Quando ci si rende conto di essere amati e accettati per quello che davvero siamo. Perché allora davvero ci rendiamo conto che meritiamo quell'amore, altrimenti abbiamo sempre la sensazione che se non fossimo in quel modo non saremmo amati e quindi ci rimane addosso sempre un senso di insicurezza e di incertezza. Ecco, io questi esperimenti li ho fatti, mi sono resa conto che addirittura in alcuni casi ho guadagnato, nel senso che essere più debole, mostrare delle, come posso dire, dei lati scoperti dove passare anche una piuma può far male, mi ha resa più umana, più vera e più, come posso dire, più accettata, perché ero meno perfetta, la Rosanna Lambertucci a volte troppo perfetta, e io però perché lo facevo? Lo facevo per cercare di guadagnare amore. Non dimentichiamo che l'affettività è il vero problema, secondo me, di ogni essere umano, non se ne parla sufficientemente. Cercheremo di approfondire anche questo aspetto. Un abbraccio affettuoso.